Conto alla rovescia è già iniziato, il 15 maggio aprirà la stagione balneare nella nostra regione. Siamo a Pescara, in pieno centro, stabilimento L'Adriatica, con la titolare, la signora Anna Di Davide. Stiamo vedendo alle sue spalle che già si lavora, praticamente tra poche ore verranno messi anche gli ombrelloni, tra 4 giorni si parte. Si parte, sì. E ufficialmente è il 15, dal 15. Loro approfittano per pulire bene, già hanno messo le basi, bisogna solo cambiare l'ombrellone e le palme. Quindi noi ci teniamo molto alla pulizia, rispettiamo le distanze imposte dal programma Covid e siamo carichi, vogliamo lavorare. E abbiamo un po' diminuito il numero degli ombrelloni per dare più spazio e anche delle palme. Però noi non ci accontentiamo, l'importante è che la gente viene al mare e abbiamo visto che hanno voglia di venire al mare. Abbiamo ricevuto le prenotazioni, diciamo, più presto degli altri anni, quindi c'è una voglia di venire al mare e noi siamo pronti. Tra l'altro mi diceva che, come anche lo scorso anno, ci sarà un percorso che voi avete preparato per l'ingresso e per l'uscita dal Lido. Tutte le normative Covid noi le rispettiamo e lì è dove è possibile. Noi abbiamo questa possibilità perché la concessione è abbastanza grande, abbiamo praticamente 3 ingressi e quindi facciamo il percorso per entrata, per entrare e il percorso per uscire. Mettiamo disinfettanti dappertutto facciamo il foglio della tracciabilità come l'anno scorso per tutti e tutto quello che facciamo rispettare le distanze e soprattutto andate e ritorno, almeno fino a oggi la normativa è così, dovranno andare con le mascherine. C'è la ciliegina sulla torta della bandiera blu a Pescara, una bellissima notizia. Assolutamente sì, dobbiamo ringraziare il sindaco Masci e anche la collaborazione di Padovano, ma soprattutto il sindaco Masci ce l'aveva promesso e ha mantenuto la parola. Ed è un orgoglio, soprattutto per noi balneatori, intanto penso per tutta la cittadinanza.